Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale, siamo tornati su Clash Royale e oggi siamo qui in una sfida epica. Ma perché sto parlando con l'Elio? Ciao ragazzi, sono Franci. Un po' si sente, dai. Siamo qui ragazzi per fare una challenge molto molto particolare, ovvero una clan chest draft. Utilizzeremo i nostri due bauli del clan per decretare i nostri mazzi. Fatta questa intro con Lelio, ancora c'ho i postumi, parlerò tutto il video così. Siamo nell'account di Franci perché sì, abbiamo una bellissima clan chest qui nel suo account e una nel mio account. Le sfrutteremo per fare una challenge particolare. Come molti di voi sapranno, un baule del clan contiene ben 7 carte. 7 opzioni, quindi sono 7 carte differenti. Utilizzeremo, prenderemo quelle 7 carte e ci costruiremo un mazzo. Quindi dalla clan chest di Franci uscirà il mazzo di Franci. Lo stesso vale per me, dal mio baule uscirà il mio mazzo. Però essendo 7 carte dobbiamo aggiungercene una. Quale mettiamo? Una leggendaria. No, lo specchio. Mettiamo lo specchio, in questo modo cloniamo. Il problema però sorge nel momento in cui andiamo a trovare lo specchio. E a quel punto cosa mettiamo? Mettiamo la leggendaria. No, mettiamo la clonazione. E allora che me lo chiedo a fare? Per questo video strepico vi invito da lasciare un pollice in su. A quanti like arriviamo, Franci? 13.000 like. Lo so che ce la potete fare, grazie a tutti per il supporto. Molto bene, non riesco più ad aspirare Elio, se no ragazzi non parlo più per tutta la challenge. Io direi di iniziare. Inizia ad aprire queste free chest molto tattiche, facili facili. Magari troviamo anche una leggendaria. Se troviamo una leggendaria aspiro un altro palloncino d'Elio, che ce l'abbiamo tutti qua, guardate. Nel frattempo che Franci apre le free chest, vi spiego il motivo di questi palloncini. Ovviamente per i 5 anni. Grazie Franci, ho fatto una sorpresa. Trovate le foto su Instagram, tutti i palloncini con le foto. Guardate questa foto che scende. No, questo è incollato. E inoltre guardate un po' cosa mi ha regalato, il cappellino di Marshmallow. Regalo migliore non poteva esistere. Grazie Franci. È il momento di decretare il tuo mazzo. Però io direi di prendere appunti, perché sicuramente andando avanti con le opzioni poi ci dimentichiamo le carte che abbiamo trovato. Quindi magari scriviti qualche carta direttamente sul telefono. Ok. Poi dopo lo impostiamo. Verranno fuori dei mazzi pazzeschi, magari anche con delle leggendarie. La 13ª sul mio account, la 3ª sul tuo, chi lo sa. Allora andiamo con la prima clan chest. Clicca dei Franci, perché questa è il tuo account, quindi questo è il tuo mazzo. Ovviamente l'oro non lo possiamo impostare. Prima carta, Goblin Gang. Goblin Gang. Probabilmente la Goblin Gang ce l'avremo tutte e due, perché è la carta con meno carte. Io non l'ho mai usata. Dart Goblin, Goblin Cerbottaniere. Terza opzione, vai Franci, arcieri, tutte comuni. Sta venendo un mazzo forte. Vabbè, sono truppette comunque che io non rifiuterei. Secondo me sono buone. Vai ancora con la terza opzione, rara Fireball. Che mazzo, dai, sta venendo fortissimo. Sì, ma tu sei Grax. Quarta opzione, il gigante. Ma è un mazzo completo, ragazzi, fantastico. Adesso alla fine ci darà la... Oh mio Dio, non ci credo. No. No, ragazzi, dovrebbe essere, credo che sia un'altra epica, perché ne dovrebbe dare tre, se non erro. Vai Franci, ultima opzione. Non ci credo, ci ha trollato. No, spiritelle di fuoco. Comunque è un bel mazzo. In realtà no, perché gigante e golem è un po' troppo pesante. Questo è il resoconto. A parte c'era anche il resoconto, potevamo screenarlo. Non ci abbiamo pensato. Deck impostato sull'account di Franci. È il momento di vedere la mia clan chest. Scusa il cappello. Iniziamo, ragazzuoli, piccolo spoiler. Siamo a quota 2 magical chest. Ci sarai per il prossimo chest opening? Se no, mi jamming? Vedi, sì. Certo che ti invito Franci, allora, però sì. Manca ancora un altro mese, raga. Adesso andrà. Comunque il baule gigante lo aprirò giovedì. Tenetevi pronti che giovedì sarà un video straepico. Andiamo ad aprire la clan chest. Clicco io questa volta perché voglio la leggendaria. Voglio la leggendaria. 7 opzioni. Dammi la leggendaria. Dammi la leggendaria. Goblin. Bel, se mi dai i domatori, ragazzi, voglio i domatori. Voglio i domatori. Speriamo. Abbiamo di no, Orda di sgherri. Non male le prime due opzioni. Goblin Gang, l'avevamo detto, sicuramente c'era. No, il Battle Ram. No, no, il tronchetto volante. No, i giganti. Gigante con la strega. Come prima, cioè questo è un altro baule troll. È un altro baule troll. Goblin Barrel, sicuramente sarà una comune. Sarà gli scheletrini. Vai, mazzo bruttissimo. Considerando che te hai il golem, non sei messa piuttosto male. Basta con questo cappello. Ricordiamoci le carte perché non me le ricordo. Mazzo impostato, secondo me uscirà una... Oh, l'armata di scheletrini. Shoppo due, due forse tre. No, due vanno bene, anzi tre dai. Non c'è due senza tre. Ecco Franci, gli mandiamo l'amichevole, friendly battle, normale, accetta cara Franci, è il momento di giocare. Sotto sotto accetta. Devi andare sugli amici, cioè vi rendete conto le condizioni? Non lo trovavo. Siamo nella battaglia. Però così mi vedi. Se te guardi il tuo, io guardo il mio, non ci sono problemi. E abbiamo il gigante ragazzi, da quant'è che non utilizzo il gigante? Parto io? Parto io, dai, spacco il ghiaccio con una Goblin Barrel, così, via, guarda come vola. Che cosa? Niente, bella, però, la sfera infuocata, ottimo io Franci. Io non so come si usa
lo specchio. Devi imparare in questa battaglia. Io ho messo un gigantozzo, aspetto la tua mossa. Che cosa vuoi fare? Golem contro gigante? Ci può stare, ma magari. Ma come funziona? Che cosa? Cerbottaniere. Cerbottaniere messo così non mi piace. Che cosa posso fare, ragazzuoli? Metto la Goblin Gang, così puliamo il cerbottaniere. La metto anch'io. E magari l'hai messa pure te. Porca miseria. Quindi, orda di sgherri. Mi sei bloccato. Guardate un po' la situazione. La situazione è abbastanza brutta. È abbastanza brutta. Mi devo anche pure il gigante, è vero, non me lo ricordavo. Oddio, ragazzi. Non me lo oddio. Ricordavo, mi ha preso una torre. Oddio. Occhio, ragazzi, perché io sono senza domatore. Senza domatore è brutta non la lo cosa. Lo sapevo io. Metti la fireball. Vado, predicta pure. L'hai guardato, maledetta. L'ho l'hai guardato, però me lo immaginavo. L'hai guardato, ma non mi piace. Lo giuro, lo ammetto, l'ho guardato, ma me lo immaginavo. Te lo immaginavi, sì. Ok, allora aspetta un attimo. Era iniziato il giro. Voglio essere abbastanza strategico. Però ti guardo, eh. Non guardarmi le mosse, Franci, così sei scorretto. Però io provo a partire con una combo gigante con i goblin. Allora te la metto anch'io e ti metto gli arcieri. Guardate che Franci sa giocare, ragazzi. Questo è il mazzo di Franci. Provatelo pure voi. Anzi, taggatemi con gli screen del mazzo di Franci. Metto la minion horde e il gigante ci prende la torre. Il gigante non delude mai. Distruggiamo il golem, ok. Metà sgherri sono morti. E io come cavolo mi difendo? Un'altra goblin gang. No, non ci credo. Non dai, ci credo. Buttatela giù, ragazzi. Dai che non lo prendi. Dai che non lo... 144 e io sono un pollo. Vabbè, riparto al volo, dai, raga. Andata, riparto al volo e metti la fireball, eh. Ma sei proprio sveglia, Franci. A sei bombazza. Piuttosto sveglia. Ma però... tu me ne metti? Eh sì, perché c'ho lo specchio. C'ho lo specchio. Vai, anche goblin. Io infatti lo uso adesso lo specchio. Oh, ragazzi, si mette male. Doppio gigante. Ma Franci è troppo strategica. Non ho mai visto una Franci così strategica. Però adesso ti faccio veramente molto dolore. Perché con tutti quanti i goblin e gli sgherri ti ho distrutto tutto praticamente. Ma sì. Sì, sto andando bene, ma sono fortissimi. Vado con il gigante e qui, cara Franci, cade l'asino. Qui muore l'asino perché non ti può difendere. Gli spiritelli. Oh, ragazzi, ma quanto è forte Franci! Ma quanto è forte Franci! Grax, stai attento. Butter Ram. Sì, però se non ti difendi dal gigante. Se non ti difendi dal gigante. Non ci credo! 65 di vita. 65, doppio Butter Ram. Lo mettiamo. Sto subendo un bel contrattacco. Fermi tutti. Fermi tutti. Fireball. Oh mio Dio, Franci! No, Franci non puoi vincere. Franci non puoi vincere. Goblin Barrel. E si va a vincere. Si va a vincere. Bam! Vittoria! Grande vittoria. Però devo dire, sinceramente, ragazzi, se l'è giocata. Io ho giocato male perché ho giocato male. Mi ha visto le mosse. Però, ragazzi, una volta l'ho vista. Però è stata un'ottima battaglia. Fatela pure voi con i vostri amici, la clan draft chest, no, la chest, la clan chest draft, oppure la draft clan chest, o come volete, comunque. Come volete voi, perché è molto carina, con quelle 7 opzioni vi create un mazzo e ci devastate i vostri amici. Spero che questo video challenge vi sia piaciuto, sicuramente ne porteremo altri, perché già ne abbiamo in mente un altro, non so se lo farò uscire lunedì prossimo o quello dopo ancora. 5 anni di fidanzamento, ma quanto tempo ti conosco, Franci, sei fantastica. Io voglio un palloncino. Con tutte queste foto, ma quanto sei tu. Dolce, dolcissimo. Per tutti i seguaci di Clash of Clans, mercoledì sul canale, un saluto da Grax, un saluto da Franci, al prossimo video. Ciao.